Digitech. Digitech, l'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con italiatopgames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16, grazie alla collaborazione del network di italiatopgames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine, ad aspettarvi, c'è sempre un super regalo per uno di voi all'ascolto. Questa settimana c'è un regalo davvero speciale, l'headset di Creative Soundblaster Jambu 2, cuffie ultraleggere dotate di Bluetooth 5.0 e di codec audio avanzati low latency, per regalarti una fantastica esperienza di ascolto in wireless. Goditi un audio ricco e immersivo e passa da una sorgente Bluetooth all'altra senza perdere una parola, grazie alla funzione Multipoint. Jambu 2 ha pure doppio microfono e la tecnologia antirumore. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte su Facebook sulla pagina di Creative Italia e poi veloci a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione troviamo Riders Republic. Da oggi, giovedì 21 ottobre, fino a mercoledì 27, Ubisoft offre una settimana gratuita di prova del gioco su Xbox One, Xbox Series X ed S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia e PC. Durante la settimana di prova di Riders Republic, i giocatori potranno giocare per ben 4 ore prima del lancio ufficiale del gioco il 28 ottobre. I progressi durante la settimana di prova saranno trasferiti a qualsiasi edizione di Riders Republic, in modo che i giocatori possano riprendere proprio da dove hanno lasciato. In seconda posizione troviamo Gotham Knights, l'action RPG open world in terza persona sviluppato da Warner Bros. Games Montreal. Il nuovo video del gioco, in uscita nel 2022, mostra la leggendaria Corte dei Gufi, una società segreta composta dalle famiglie più ricche di Gotham City. Il trailer introduce anche Oswald Cobblepot, conosciuto anche come il Pinguino, il famigerato supercriminale dell'universo DC Comics. Ed in prima posizione infine c'è Suicide Squad Kill the Justice League, lo sparatutto in terza persona che combina avventura e azione, e sviluppato da Rocksteady Studios, i creatori della celebre serie di Batman Arkham. Il nuovo trailer del titolo in uscita nel 2022 fa luce sulle origini della famigerata Task Force X di Amanda Walker, nota come Suicide Squad, e vede Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark avventurarsi in una missione per sconfiggere i più celebri supereroi del mondo DC, la Justice League. E da Fabrizio Tropeano di ItaliaTopGames.it per oggi è tutto.